nuovo fantastico video. Siete pronte? Oggi vi faccio vedere in questo video la mia skincare serale, quindi la mia skincare in assoluto più lunga, perché dura circa una quarantina di minuti, poi io ovviamente velocizzo, skippo alcuni passaggi, quindi non sarà così lungo il video, però voglio farvi vedere cosa uso io tutte le sere per struccarmi e anche per prendermi cura della mia pelle. Di tutta la pelle, quindi delle mani, del viso, anche dei capelli, delle unghie, tutto. Non dimenticate di mettere un like a questo video, iscrivetevi al canale, io sono sempre contenta di vedere i vostri commenti e di leggere le vostre opinioni. Non dimenticate di attivare la campanellina in modo da non perdere i prossimi video e i prossimi aggiornamenti. Bene ragazze, cominciamo! Allora, prima di tutto ci togliamo i capelli dal viso, quindi partiamo subito, ci mettiamo il mio cerchietto con le orecchie da gatto, che mi piace veramente tanto, e ci tiriamo su le maniche. Partiamo subito. Allora, il primo prodotto che vi presento è un prodotto che vi ho fatto già vedere nel video scorso, quello dove vi mostravo la skincare mattutina, quindi quello che faccio io tutte le mattine. Questo è lo stesso prodotto, è fondamentalmente il Very Rose olio delicato struccante della marca Nuxe. Scusate se ogni tanto guardo qui, guardo lì, non so mai dove guardare. Quindi questo è un olio struccante al profumo di rosa. Questo lo metto un pochino sulle mani, generosamente, perché devo struccarmi, e lo passo sul viso. Come potete vedere, sta sciogliendo il trucco delicatamente, senza io lo massaggio molto delicatamente, quindi non vado a strofinare o a maltrattare la mia pelle, ma riesce a sciogliere completamente il trucco. A questo punto ci metto un po' d'acqua e vado ad emulsionare il tutto. Con ancora il viso bagnato utilizzo la Very Rose latte struccante, sempre al profumo di rosa della Nuxe. Questa la utilizzo per fare la mia seconda detersione, quindi ne metto un po' sul palmo della mano e la strofino sul viso. Adesso tampono leggermente il mio viso per togliere l'eccesso di acqua. A questo punto utilizzo l'acqua micellare. Questa è l'acqua micellare ai petali di rosa, sempre della Nuxe, quindi questo prodottino qua. E utilizzo un dischetto, ne metto un pochino sul dischetto e vado a togliere i residui di trucco che sono rimasti. Un po' sugli occhi. Anche sul viso. Allora, io so benissimo che sull'acqua micellare c'è scritto di non sciacquare, che non c'è bisogno di risciacquo, infatti la scrivono su tutte le acque micellari. Dov'è che c'è scritto? Allora, deterge e strucca in un unico gesto, applicare con un batuffolo di cotone, non serve risciacquare. L'acqua micellare però, come tutti i prodotti, latte, detergente, oli, qualsiasi cosa, va sempre risciacquata. Quindi, anche se c'è scritto di non risciacquare, io per evitare di avere dei residui che comunque li lascia l'acqua micellare, tendo a sciacquare sempre il viso dopo averla utilizzata. Adesso tampono il mio viso. A questo punto faccio uno scrub per le labbra. Tendo a farlo prima perché non vado a mettere delle creme sul viso per poi rischiare di toglierle, soprattutto nella zona del contorno labbra. Quindi io utilizzo il lip scrub della Berry M al mango, al profumo di mango. È uno scrub zuccherino, quindi è fatto in questo modo, è praticamente zucchero. Lo metto un po' sulle labbra e poi vado a massaggiare delicatamente. Benissimo, adesso sciacquo.
Lo scrub per le labbra è un prodotto fondamentale per la skin care, soprattutto se avete delle labbra piene di pellicine, perché vi aiuta ad eliminare le pellicine, a eliminare la secchezza. Ovviamente successivamente, e dopo lo vedrete, abbinerò un balsamo per le labbra, una maschera per le labbra che faccio tutte le sere. Inoltre lo scrub per le labbra attiva notevolmente la circolazione delle vostre labbra e le renderà più rimpolpate. A questo punto utilizzo il tonico. Questo è il tonico della Very Rose, tonico fresco, sempre della Nuxe, che si spruzza sul viso molto semplicemente e poi si va a massaggiare. Io tendo a tamponarlo sul viso, quindi non a passarlo strisciando, per farlo penetrare bene all'interno della pelle. Bene ragazzi, adesso vi presento il prodotto di cui vi ho parlato molto in questi ultimi tempi, che è la lozione peeling della Very Rose Nuxe agli acidi della frutta. Questa è una lozione sfoliante illuminante, effetto pelle nuova, utilizzare alla sera ovviamente. Allora, questa è la confezione. È un prodotto che va passato con il dischetto. Ne mettete un po' sul vostro dischetto, non tantissimo, e poi lo passate delicatamente sul viso. Ha una consistenza diversa dall'acqua micellare. Sembra quasi una gelatina. Va applicato assolutamente la sera perché fotosensibilizza la vostra pelle, quindi la rende sensibile ai raggi solari. Quindi dovete utilizzarla la sera, farlo agire tutta la notte e la mattina dovete necessariamente utilizzare una protezione solare 50. Questo è un prodotto che schiarisce anche le macchie. È notevolmente illuminante, vi lascia la pelle morbidissima il giorno successivo, come se aveste fatto uno scrub. Solo che è meno aggressivo dello scrub perché utilizza gli acidi della frutta. È proprio un peeling chimico, però non proprio chimico ma naturale. Benissimo, una volta utilizzato il peeling chimico partiamo con le creme. Prima di tutto vi lavate sempre le mani. Prima di mettere le mani sul vostro viso lavatele sempre. Anche se avete toccato dei detergenti, lavatele. Una volta ho letto che noi ci tocchiamo in media 3000 volte al giorno il nostro viso. Questo vuol dire che tutte le contaminazioni, batteri, tutto quello che tocchiamo va a finire sulla nostra pelle. Io infatti cerco di non toccarmi mai il viso e se me lo tocco è perché mi sono appena lavata le mani. Quindi prima di mettervi le mani sul viso, lavatevi sempre le mani, usate un igienizzante, usate acqua e sapone, meglio acqua e sapone. Ma mai toccarvi il viso durante la giornata, state sempre attentissime perché dove vi toccate contaminate la vostra pelle con tutto ciò che toccate nell'ambiente esterno. Adesso procedo con il siero. Io utilizzo la Quaglia Vulcano Drop, quindi questo prodotto qua della Vichy, che è un siero a base di acqua termale, acido ialuronico e squalano. Ne metto un po' su tutto il viso. Benissimo, adesso utilizzo la Qualia Thermal Crema Ricca di Vichy, che sta quasi per finire, l'ho quasi finita, sto raschiando il fondo del barile, che è una crema a base di acqua termale idratante. Quando l'avrò finita comprerò naturalmente una crema per la notte antirughe, perché adesso sto iniziando ad utilizzare le creme antirughe, avendo quasi 26 anni. Ne metto un bel po' in modo da formare una sorta di impacco. A questo punto utilizzo il contorno occhi. Io utilizzo il Mineral 89 Eyes, questo contorno occhi qui, che sto per finire. Lo sto per finire perché è quasi, come potete vedere, anche qui sto raschiando il fondo del barile. Lo metto sull'anulare e poi massaggio delicatamente il mio viso. A questo punto utilizzo Neo Vadiol Fito Sculpt Contour du Visage, quindi questa crema qua, che è una crema antirughe intensiva per i contorni del viso.
Questa sime è molto densa, infatti fate fatica a tirarla fuori, e si mette nei contorni del viso, quindi in questa zona, sul doppio mento e anche in questa zona, per evitare le classiche zampe di gallina. A questo punto utilizzo questo strumento che si chiama Amirsch. È praticamente un massaggiatore facciale a vibrazione, quindi si gira la rotellina e vibra, e faccio un massaggino in queste zone dove ho messo la crema per the contour of visage. Sul doppio mento. Questo l'ho preso su Amazon, costa 15 euro mi sembra, e ce n'è un altro anche che ha due rotelline, due massaggiatori a V, fatti a V, e era un regalo che avevo fatto a mia mamma. Lei si è tenuto quell'altro e poi mi ha detto: questo non lo utilizzo, se vuoi lo puoi prendere tu, e quindi lo sto usando io. A questo punto utilizzo il Mavala Double Chills Double Lash, quindi questo prodottino qua, che è un siero per le ciglia e per le sopracciglia, che ne aiuta la crescita, le rinforza, le volumizza. Non ho mai avuto problemi di ciglia, però utilizzo sempre il siero per evitare che mi cadano, per evitare che si perdano di robustezza. Lo metto sulle ciglia, sia sopra che sotto, stendendolo bene dalle radici fino alle punte. A volte la mattina, quando non ho voglia di truccarmi, metto solo il siero. Lo metto anche sotto e poi lo passo anche sulle sopracciglia. A questo punto utilizzo il balsamo per le labbra. Questo è il Reve de Miel Nuxe Honey Lip Balm, la maschera che vi dicevo. Anche questa sta finendo, ma adesso ho intenzione di comprarmi il nuovo lip balm di Clio, che è appena uscito, e lo metto generosamente sulle labbra. Facendo proprio un bel impacco. In più lo metto anche su tutto il contorno delle labbra, perché ridurrà notevolmente la comparsa delle rughe, elasticizzerà notevolmente la vostra pelle e la manterrà idratata. Perfetto ragazzi, adesso passiamo alle mani. Allora, quello che utilizzo tutte le sere è il Nutri Scrub Cuticole Mani della My Nails, questo prodottino qua. Esfolia, nutre e idrata, trattamento esfoliante vegetale per la bellezza delle cuticole e delle mani. Quindi io lo metto sulle mani e lo utilizzo, lo massaggio sulle mani come se fosse un sapone. I granuli non sono tanto grossi, però vedo che esfolia bene le mie mani, come vedete. Sono piena di granulini. Adesso mi sciacquo le mani. Ora utilizzo la My Nails Keratin Trattamento Mani e Unghie, questo prodottino qua, che è un trattamento sempre nutre, idrata e protegge, emulsione morbida non untuosa per la bellezza delle mani e delle unghie. La metto sulle mani, non troppa, insistendo maggiormente sulle mani, sulle dita, sulle cuticole e sulle unghie. Io non so se si riesce a vedere, ma utilizzando sempre queste creme io ho pochissime cuticole e anche pochissime pellicine, perché mettendo tutte le sere la crema e l'esfoliante per le mani tengo le mie mani sempre belle e curate. Ok, adesso che la crema si è asciugata utilizzo l'olio nutriente unghie e cuticole di Eufidra, questo prodottino qua. È un prodotto nuovo che mi è stato dato per provarlo
È un olio nutriente che si mette sulle unghie, vedete? Io lo metto tutto intorno, oddio, come faccio a farvelo vedere? Io lo metto tutto intorno dove ci sono le cuticole e poi lo passo anche sulle unghie, in questo modo. Anche se è un olio, questo prodotto si asciuga subito, come se l'unghia bevesse da questo prodotto. Ha irrobustito notevolmente le mie unghie. Prima tendevo a fare il semipermanente, me lo facevo da sola, e anche la ricostruzione in gel mi facevo da sola, e con il fornetto, con il gel professionale, insomma. Però adesso ho voglia di vedere le mie unghie semplici e curate, e quindi sto utilizzando tutti questi prodottini. Massaggio delicatamente le unghie e le cuticole. In questo modo le mie mani sono sempre morbide, idratate, lisce. Vi mostro anche questo prodotto che sto mettendo spesso, però non lo metto tutte le sere per ovvie ragioni. Questo è il My Nails Keratin Repair Forte per unghie fragili, deboli e sfaldate, questo prodottino qua. Questo è uno smalto protettivo per le unghie a base di cheratina, di ossigeno, zinco. È a tutti gli effetti uno smalto, è bianco trasparentino, bianco lattiginoso, tipo unghie sposa. Infatti, come vedete, l'effetto, adesso c'è l'olio, non si vede molto, però dà una leggera colorazione bianca alle unghie e le rende proprio di una colorazione naturale, le protegge, le irrobustisce e fa in modo di farle crescere più velocemente e di riparare quelli che sono i piccoli traumi che sono dati dalla ricostruzione o dal semipermanente. Questo lo utilizzo naturalmente come utilizzerete uno smalto normale, quindi una volta a settimana, una volta ogni 5 giorni. Comunque lo tengo sempre qua con me. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Allora, l'ultima cosa che faccio è occuparmi dei miei capelli. Quindi io tutte le sere tendo a pettinare i miei capelli per evitare che si formino dei nodi. Come potete vedere sono molto lunghi, tanto tanto, e in più io tutti i mesi le decoloro per fare il rosso, perché io sono di colore, sono nero corvino, quindi non so, si può vedere anche un po' di ricrescita. Di colore sono nero corvino come la mamma, quindi io tendo a fare la decolorazione e a colorarli di rosso. Quindi io li pettino con una spazzola di questo tipo in legno, perché il legno tende a non strappare i capelli. Infatti ho notato che da quando utilizzo questo tipo di spazzole perdo meno capelli e mi si attaccano meno alla spazzola. Voi direte, ma non li tagli mai? No, non li taglio mai. E sarà 4 anni, forse. 4-5 anni che non li taglio. Voi direte, ma poi si rovinano, lo so, però io ho la fobia di tagliarmi i capelli, ho veramente la fobia, e piuttosto preferisco utilizzare la mia piastra che toglie le doppie punte. Vi lascio il video giù nell'info box per farvi vedere la piastra che taglia solo le doppie punte. In questo modo li mantengo sempre belli curati, però non li taglio, non riesco. Forse un giorno vi parlerò del motivo per il quale non li taglio, del perché ho tutta questa paura. È un motivo un po' brutto, però forse un giorno ve ne parlerò. A questo punto utilizzo la crema al burro di mango capelli secchi della Cloran. Questo è un prodotto che vi avevo già fatto vedere nel mio video, nella quale vi presentavo tutta la linea della Cloran. La faccio di qua stavolta la treccia. Allora, io tendo a mettere questa crema su tutti i capelli tutte le sere. È una crema che non unge assolutamente il capello, si asciuga subito, però li nutre in profondità, li rende morbidi
E inoltre, a parte che li fa profumare di mango, che è una cosa fantastica. E poi, facendomi la treccia, tendo ad avere queste onde naturali la mattina quando mi sveglio. Proprio perché io mi faccio una treccia non troppo stretta. Non sono capace di farmi le trecce, ve lo dico. Vedo delle persone che si fanno delle trecce bellissime, tutte che girano dappertutto, io non sono capace. Io faccio solo questa e basta. E quella spiga la so fare. Sugli altri, non su di me. Li leggo. Ok. Ora, per finire, utilizzo il Sense Tess Karité Fluido Nutriente Doppie Punte, questo prodottino qua, che vi avevo fatto vedere nella mia hair care routine. Io lo utilizzo tutte le volte che mi faccio la piega e anche la sera, solo sulle doppie punte, sulla puntina. In questo modo nutro bene le punte in profondità. Ne ho messo proprio una goccia, e evito che si rovinino. E poi lo passo un po' anche sulla treccia. Voi direte, mamma mia, quanti prodotti che usi, si ungeranno i capelli, li dovrai lavare ogni 2-3 giorni. Pazienza. È lo stesso, io preferisco tenerli idratati, nutriti in profondità, piuttosto che averli rovinati. Piuttosto li lavo più spesso. Ok, bene ragazze, questo video è finito. Questa è tutta la mia skincare serale che io faccio tutte le sere. E prima di andare a letto, naturalmente, anche se mi sveglio all'una, che mi sono addormentata sul divano e mi sveglio all'una di notte, io mi alzo, vado in bagno, faccio tutta la mia skincare. È durata penso una quarantina di minuti, adesso devo andare a controllare, però naturalmente questo video non durerà 40 minuti perché ho velocizzato molto alcuni pezzi e vi ho skippato anche alcune parti, tipo quando mi lavo i denti, quando uso il colluttorio, insomma, che non è bellissimo da vedere. Bene, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, spero di avervi presentato tutti i prodotti al meglio e di avervi fatto vedere tutti i passaggi che io faccio. È un po' una skincare tipo coreana, piena di passaggini, io mi rilasso tantissimo a farla perché mi piace proprio prendermi cura del mio corpo, della mia pelle, dei miei capelli, mi fa sentire bene con me stessa, io mi sento molto bene con me stessa e quindi niente, cerco di essere sempre meglio, di vedermi sempre meglio, di stare sempre meglio. E io niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non avervi fatto annoiare, anzi spero di avervi fatto un po' divertire. Io come sempre vi mando un grosso bacio, vi saluto e ci vediamo sabato prossimo con un altro video. Un bacio, ciao!